Amici cacciatori, benvenuti al sesto episodio degli incontri di Caccia Village. Oggi siamo qui con un ospite d'eccezione, Andrea Aromatico, volto noto del web, volto noto del panorama e del mondo venatorio, ed è qui con noi perché collaborerà con la nostra fiera in maniera anche molto attiva, insomma, strutturale proprio. Lui terrà dei corsi dedicati ai cacciatori, soprattutto ai giovani cacciatori. Uno di questi riguarda il rapporto proprio tra il cane e il cacciatore. Allora, una delle più grandi balle che vengono raccontate, specie dai nostri detrattori, è che ormai la caccia è un mondo di vecchi, un mondo che in via di disfacimento, che non c'è turnover generazionale. Sbagliato, ci sono un sacco di ragazzi che stanno cominciando ad andare a caccia, e cosa che mi fa estremamente piacere, sono giovani che la caccia l'hanno conosciuta in maniera diversa da come per esempio l'ho conosciuta io. Quella che era la catena di trasmissione iniziatica, diremo anticamente, qual era? Avevi il babbo e il nonno cacciatore, ti portavano a caccia e tu lì respiravi i primi passi in campagna, il primo profumo di caccia che poi sarebbe diventato il leitmotiv di tutta la tua vita per voler emulare le gesta, eccetera eccetera. Molti oggi hanno conosciuto la caccia anche attraverso il web, anche attraverso il lavoro vostro, attraverso il lavoro nostro di Orfor Hunters, che poi quest'anno sarà sempre a Caccia Village in maniera attivissima, e ci sarò anche io con il mio engagement, il mio impegno personale. E molti di questi, soprattutto mia esigenza con Andrea, ci è derivata da una cosa: le miriadi di domande che sto ricevendo, soprattutto sul mio profilo Instagram personale, anche su quello professionale, relative a: Andrea, aiuto, c'ho questo problema col cane, c'è quest'altro, cosa devo fare, come lo devo fare? E allora, è un qualcosa di importante, faremo un seminario dedicato a tutti i giovani di tutte le età, perché poi è vero che c'è un discorso anche di generazione, ma c'è anche un discorso di cuore. A caccia non si invecchia mai, quindi aperto ai giovani di tutte le età che vogliono saperne di più di come si forma un cane da ferma, di quelli che servono oggi, per quelle che sono oggi le forme di caccia, principalmente da praticarsi col cane da ferma, apice della quale è la beccaccia. La beccaccia è concepita come università del cane da ferma, e tutto quello che bisogna fare come asilo, elementari, medie, superiori, per arrivare a creare dei buoni cani da ferma. Quindi ci sarà una fase dove farò un quadro generale e poi una roba che voglio, botte e risposte. Voglio molte domande, fatemene, e cercheremo, per quelle che possono essere le mie modestissime competenze, di cercare di dare delle risposte e di incontrare le persone una per una. Grazie mille Andrea, allora non resta che dire ai nostri amici di informarsi, trovate tutte le informazioni nell'info box, andate sul nostro sito che è www.cacciavillage.it, guardate tutti i nostri seminari e corsi che terrà Andrea, e ovviamente non dimenticate di seguirci su tutti i nostri profili social, Facebook, Instagram e soprattutto sul nostro canale YouTube. Grazie e ci vediamo al prossimo video.